Ora, non sono, cioè, io non penso che i malati Covid non abbiano bisogno di questo strumento, anche perché i numeri dei positivi li leggiamo tutti ogni giorno sui giornali. Quindi io, da quello che è stata la mia, diciamo, esperienza personale, ho ricevuto delle chiamate da parte di persone che volevano, ricoverarsi, che volevano usare questo servizio, ma, non si sono poi trasformate in ospiti. Perché, penso, da quello che è stata la mia esperienza in questi 2 mesi, che la procedura, di registrazione, per usufruire di questo servizio è macchinosa e quindi tende a non a, tende a inceparsi, ecco. Nessun ospite, insomma, da 3 settimane, troppo tempo, ed ecco che l'Hotel Zenith di Lecce sta per dismettere le vesti da Covid Hotel. Il servizio, unico in tutta la provincia salentina, ha preso le mosse soltanto nel novembre scorso, ma già corre il serio pericolo di tramutarsi in un flop. Eppure le richieste non mancherebbero, come assicura Giacomo Carlesi, proprietario e gestore tramite la Comfort SRL dell'albergo di Via Adriatica, ma è il sistema che secondo lui non funziona. Allora, come da PEC, la convenzione non è stata rinnovata per mancanza di richieste da parte dell'ASL Lecce. La convenzione non è stata rinnovata da parte della Protezione Civile di Bari. Il mio costo è stato quello di chiudere un'attività che non ha mai chiuso, neanche durante il primo lockdown di marzo-aprile. Però sono deluso perché questo aiuto non si è concretizzato. E è da qui che nasce poi un mio appello per cercare di in qualche modo di sbloccarlo, perché in altri capoluoghi di provincia so che funziona e quindi mi dispiace che a Lecce questa cosa non sia partita come dovrebbe funzionare tutte le altre province.